Ciao, buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di cosa c'è nella mia borsa mare, che è nuova, l'ho comprata a giugno ed è questa. È molto grande e anche piuttosto pesante. È bella robusta e ha i manici in pelle. L'ho presa, per chi fosse sempre della zona, a Cavi di Lavagna, Cavi Borgo, a dire il vero. È un negozio carinissimo dove vado di solito d'estate. Ho preso infatti delle cose, anche un'altra cosa che vedrete qui. Non porto tante cose al mare, non porto cose che ovviamente non mi possono servire. Non, di solito quando esco dal mare vado direttamente a casa. Quindi se voglio fare l'aperitivo riesco, ecco, questo per dirvi appunto che non mi porto altre cose. La borsa è questa, ovviamente ho tolto le cose di mio marito perché non, insomma, non vi possono, magari non vi interessano e direi di partire. Partiamo dal, anche questo è nuovo di quest'anno, l'asciugamano che utilizzo al mare. Io non amo gli asciugamani in spugna, li usavo una volta ma non li utilizzo più da anni, 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 da quando ho scoperto il negozio a Forte dei Marmi che è innovazione. Vi lascerò anche il link qua sotto, è un negozio stupendo dove vado una volta l'anno, appunto sempre d'estate. Forte dei Marmi diciamo che è famosissimo. Adesso l'hanno, cioè sono andata l'ultima volta a fine maggio e ho preso questo. Questo è quello nuovo con la mia lettera iniziale, appunto. E fatto così, varie gradazioni di colore, un po' con le righe, quindi vi faccio vedere un po'. Veramente bello. E io amo questo genere di asciugamano per il mare. Ne ho tantissimi, varie colorazioni, anche a tinta unita, a righine, ne ho tanti, li utilizzo anche a casa, copri divano, copri poltrona, sul terrazzo, insomma ne faccio un largo uso e io veramente sono innamorata. Questo non mi ricordo quanto mi è costato, ma vi lascio il sito qua sotto, se c'è anche il prezzo, forse 18, è costato un po' di più perché ha l'iniziale, insomma la mia iniziale, altrimenti in passato, anni fa, li ho pagati davvero poco, anche 5 euro, 10 euro, in base un po' alle varie cose. Poi, copricostume, anche questo nuovo, preso appunto nel negozio a Cavi Borgo. Mi è piaciuta subito, appena l'ho vista, dico che bello! Dico, ma cos'è? È un copricostume e è veramente bellissimo, con i pesciolini sul toni appunto del blu. Poi ci sono le righine e ci sono poi insomma, i pesciolini. Bello, bello, bello. Poi abbiamo la busta dei solari, che è sempre la stessa da anni, anni, anni. Eccola qua. Tanto, scusate che appoggio la borsa, che guardate che pesa parecchio. La busta dei solari, alcuni li abbiamo già finiti, quindi ne vedrete, vedrete solo quelli che ho in utilizzo. È questa presa da Carpisa anni, presa da Carpisa anni anni fa, penso addirittura almeno 5 anni, forse anche 6, non me lo ricordo. Comunque insomma non l'ho più cambiata, mi piace tanto, è perfetta, si può lavare, è in stoffa fuori e all'interno invece è plastificata, quindi se si sporca non c'è nessun problema. Anche una taschina all'interno e io cosa ci ho messo? Forse dei campioncini, non me lo ricordo, vediamo. No, è vuota, una volta ci riusciranno i campioncini. Cosa c'è all'interno? Quali sono i solari che mi sono portati in vacanza? Alcuni non ci sono perché, come vi ho già detto, li abbiamo già finiti. Allora, sto terminando questa acqua spray rinfrescante di Balea, non ce n'è quasi più. Quindi la sto proprio portando a termine. Poi abbiamo due solari che utilizza prevalentemente mio marito, ma ovviamente questo lo utilizzo anch'io, di SVR, SPF 50. Ne ho un altro di SVR, ma è diverso. Questa è la linea Brum, perché infatti è una Brum fresca e invisibile. E non ce n'è tantissimo, è fresco e invisibile.
un po' come quello di Sdin che alla fine abbiamo comprato perché proprio questo sta finendo e da Farmae l'abbiamo comprato e ve lo farò poi vedere nel video, ok? Poi un altro che utilizza quasi esclusivamente lui, diciamo che questi sono i suoi preferiti, è questo che ho comprato appunto per lui, la Roche-Posay Antelios SPF 50, e anche questo è invisibile, facile applicazione. E lui in genere se lo vaporizza anche prima di uscire di casa, insomma, anche per andare a camminare, e a lui piace moltissimo. Ok. Altro solare, questo di SVR SPF 50, questo lo utilizzo maggiormente io. È un olio, è oleoso, quindi è un olio dry satin finish. Ve lo faccio vedere, eccolo qua. E sono 200 ml. E mi piace. Poi vi faccio vedere un po' tutti, vi dico il mio top del momento è lui, Vichy. Questo è per i bambini. È il Capital Soleil, che è una linea fantastica, ve ne parlerò. Questo è un SPF 50 più UV e UVB ed è antisabbia, è uno spray antisabbia, quindi perfetto perché in Versilia c'è la sabbia. E mi piace davvero tanto e soprattutto ho notato che è bello fresco quando lo si va a nebulizzare. Questo sono un po', ne ho usato un po' più di metà, però ce n'è ancora un po'. Poi questo invece sono quasi a metà, l'Advanced Sensitive SPF 50, questo è quello di Garnier Ambre Soleil, è un latte protettivo. Col quale comunque mi sono trovata bene, UVA, UVB, protezione molto alta, è un buon solare tra quelli low cost. Tra l'altro questo tubo è fatto con il 48% di plastica in meno rispetto al tubo di plastica di Garnier Ambre Soleil da 200 ml. Poi abbiamo questo di Biotherm che è pressoché nuovo, è bifasico, sì, è bifasico, va shakerato bene. E questo l'ho comprato da Sephora, ma credo di averlo già utilizzato qualche anno fa, o forse era quello di Vichy che era fatto così, forse sì, mi sbaglio io. Questo è un SPF 30, per il corpo, magari andando un po' più, infatti non l'abbiamo praticamente quasi utilizzato, eccolo qua, pochissimo l'abbiamo utilizzato. Poi abbiamo questo per il viso che utilizzo io, SPF 50, di cui vi ho già parlato, credo, della Roche-Posay. Mi piace tantissimo perché questo ha la capacità, la proprietà di avere un tocco secco, tocco asciutto, si chiama proprio così, e infatti rimane per niente lucido, la pelle non è lucida, non lo percepite quasi sul viso e è veramente ottimo. Anche questo forse ve l'avevo già fatto vedere. E poi insomma la Roche-Posay devo dire che ha una vasta gamma di prodotti e insomma c'è un po' l'imbarazzo della scelta, ecco, sono tutti, ecco, vedete che è proprio, non so se si vede, forse adesso devo ancora finirlo di stenderlo, comunque vi garantisco che è asciutto, ottimo. Abbiamo quello per i capelli che ho comprato, questo di Collistar per i capelli ed è l'olio spray protezione colore 100 ml. L'unica cosa che ho notato che è un olio a tutti gli effetti, quindi insomma i capelli rimangono, sono subito poi da lavare, quindi ho questo meraviglioso di Lictena che ho preso da Giulia, un bacio tesoro. Lictena, questo è favoloso, è un prodotto ottimo, è un SPF 50 ed è fatto in stick, quindi voi fate fuoriuscire, no? Ruotando qui e lo passate nella zona perioculare, nella zona del contorno labbra, insomma nei punti, sul naso, volendo, è molto molto pratico e ve lo consiglio. Vi lascerò ovviamente tutti i link qua sotto, questo l'ho preso dalla ragazza dei profumi, ovviamente Giulia. Sempre dalla ragazza dei profumi, ovvero Giulia, ho preso la protezione solare Aloha di eBrand, che mi piace moltissimo, è una protezione SPF 50,
Mi trovo benissimo, Milky Spray, e infatti è fatto così, ve lo faccio vedere. E mi trovo benissimo e hanno dei prezzi ottimi, quindi ve li consiglio. E applico anche prima dell'SPF l'attivatore di abbronzatura, sempre di brand, sempre Aloha. E sempre spray, e mi trovo molto molto bene. Non lo applico sul viso, ma lo applico magari sulle gambe, che sappiamo fanno fatica sempre ad abbronzarsi. Poi non me lo porto dietro, ma tema abbronzatura ve lo faccio vedere, ed è il Good Sun di La Chilé. Esatto, sono vitamin boost, sono delle caramelline che mi hanno inviato, me ne hanno inviate tre, questo vale per un mese e quindi ne ho per 3 mesi. Sono queste caramelline gommose, le mangio 2 al giorno e sono, proteggono la pelle dal sole, più che proteggono, scusate, la preparano al sole, quindi contengono beta carotene, contengono licopene e vitamine, sono buone, sono caramelle. 2 al giorno bisogna mangiarne, e ha una funzione anche, ho letto, autoabbronzante. Esatto, c'è scritto qua, ve lo faccio vedere da vicino. E quindi, scusate che sto mangiando, non me le porto, ovviamente, le mangio tutte, cioè non è che c'è un orario, però, e infatti mi sono abbronzata meglio. E forse anche un po' più velocemente. Contengono lo zucchero, no, ve lo dico perché sono vegane, ok? Vi lascio comunque il link qua sotto. Poi, per le labbra SPF 50, questo di Sundance che ho preso al DEM della linea, no, Sundance appunto. Questa è la Sensitive ed è un balsamo labbra che ha l'SPF, quindi protegge. L'avevo già tirato fuori e poi lo reinserisco dentro, ma adesso non lo reinserisco più. Più che altro perché poi non lo trovo, ed è proprio fatto in questo modo, come un classico balsamo labbra, ma protegge le labbra, perché ahimè ci si può scottare anche le labbra, non so se lo sapevate, ma è così. E quindi abbiamo terminato per quanto riguarda i solari. Andiamo avanti con la borsa, che appunto è enorme e pesantissima. Antonio mi diceva: ma quanto pesa questa borsa? Cosa c'è all'interno? All'interno ho questa bikini bag che avevo preso da Primark, che sì, la potete utilizzare per metterci un altro costume dentro se vi cambiate, eccetera eccetera, ma io invece mi porto queste, che sono queste cuffie, insomma, le conoscete, le cuffiette. Quindi mi porto le cuffiette per ascoltare la musica. Poi mi porto sempre qualcosa da mangiare, perché non so voi, ma a me viene fame sempre a metà mattina. Quindi che sia un pacchetto di crack, che sia una barretta di cereali, che siano i biscotti della Baiocco, quello al pistacchio, che siano questi, che sono molto comodi questi, perché sono, questi in realtà li mangia Antonio e io non li mangio, però insomma sono legumi tostati. Comunque porto sempre qualcosa da fare lo spuntino a metà mattina oppure a metà pomeriggio. Poi cosa mi porto? Mi porta ad esempio questo, perché io questo l'abbiamo trovato nella degusta box era dei bocconcini di Vincenzi. Ci portiamo la bottiglietta d'acqua, però così io ne metto un po' nel mio qua e lui se la beve tranquillamente, e così ognuno di noi, io poi questa l'appoggio sul tavolino e quando ho sete la bevo, è molto pratico. E poi mi porto riviste e libro. Riviste perché io, a me piace tanto leggere sotto l'ombrellone le riviste. Ho preso Amica, l'ho presa proprio a Lido di Camaiore, questa sì, Beauty, l'onda green dei solari. E insomma, questo ovviamente l'ho già letto, però mi piace anche sfogliarlo a distanza di giorni. E
poi, se soprattutto se mi è piaciuto, e poi questo è Donna D che è allegato a Repubblica e l'aveva comprato Antonio, e anche questo me lo sono guardato bene e l'ho sfogliato. Oppure il libro, questo libro me lo sto trascinando, ma non perché non mi piaccia, ma come vi ho detto tante volte, vado a periodi, quindi è un periodo molto lungo che non ho tanta voglia, tanta testa, non lo so perché. Comunque, di Federica Bosco, questo risale veramente a tanto, sarà già l'anno scorso, forse, non dimenticarlo mai. Io che ho sempre letto tanto, infatti Antonio mi dice, visto che ci siamo conosciuti all'università, ma leggevi sempre tanti libri, adesso come mai non leggi più? E ha ragione. Poi le mie ciabattine, che sono queste che avevo preso da Primark, forse l'anno scorso, non mi ricordo, o 2 anni fa, che sono queste qua. Semplicissimo, l'ho pagato tipo 1 euro, 2 euro, una cosa del genere. E direi che non c'è altro. No, la sua roba che ovviamente ho tolto. E fatemi un po' sapere voi, se questi prodotti li avete già provati, quali state utilizzando e con quali vi state trovando molto bene. Ah, c'è anche un Isdin che vi ho già detto, appunto, che però è ancora nei sacchetti. Vi farò vedere poi il video di tutti gli acquisti. Come sempre ci troviamo qua sotto nei commenti e come sempre vi chiedo se vi va di iscrivervi al mio canale e di lasciare un mi piace. Ciao!